e Casagrande Padana. Usiamo Casagrande, numero 2, Davide Carlotta, 5, Francesco Massera, 7, Svizzera Via Raccanta, 9, Allare Giulia, 10, Formaletti Media, 13, Leone Simone, 14, Pierre Eugène Giorgetti, 15, Giombetti Nicola, 16, Massimo Rena, 18, Lucio Tatiana, 21, Bernadette Greca, 22, Franzo Desiree, 23, Tornare Giulia, 75, Puntato Paraitra Andrea, allenatore signor Montanari Rocca, Cassano Magnago, numero 2, Comadinerica, 3, con Giovanni Elena, 6, Romano Naomi, 7, di Cesare Paolo, 8, Armando Rossella, 9, 13 Giulia, 12, Maria Barbara, 14, Maria Schivaro, 15, Alcoma Orbitaglia, 16, Valeria Sorocia, 17, Comunque Michela, 18, Marco Comaniera Viva, 32, Colombo Sabrina, 5, Cervellati Pavela, arbitra i signori Carrera di Medavera per il loro nome Rizzo di Rodrigo. Buona partita. Abbiamo aspettato la finalità, allora cosa diciamo? Questa partita è campionata, perché è stata distesa, ha molto più soldati. Vedete che la prima giornata si è svolta un mese fa, è una pausa, la prima giornata, la prima giornata, la prima giornata, purtroppo ancora per i punti, come è stato le due prime, le tre prime, con Bersano e Salò, che è stata la storia, quindi ho fatto questa conferenza di minuti con Bersano e Salò, quindi ho fatto questa quindi adesso, mi sembra che hanno anche la squadra che sarà grande, esatto, quindi diciamo che è partito un po'
secondo quarto il tipo stesso, un grado cambio benissimo sull'ala. Si liberano il pallone, sono molto aggressivi anche in difesa del Capitolo. Entra a cambio di direzione, c'è Capitolo. Thank you.
insieme a Super Mercantile, che è il nostro difensore, libera la donna, libera il corpo. Sì. Quanto basta di contenere per la portata di passaggio? Sto pensando in attacco sul 3-2, attenzione! Adesso però dobbiamo velocizzare perché altrimenti rischiamo il passivo. E sul pivot, cambio, passo sul centro, prendi, bravissimo, bene, recupera la terra. Aveva visto lo spazio, molto bravo, visto lo spazio di ieri.
che è andato sull'angolo giusto, ci messo la mano, aveva troppo vantaggio su di lui. Benissimo il passaggio, vediamo la palla e se la faccio dare. Adesso
settimana che ci porta a non spingere un po'. Eccola, eccola! Sarà rigore!
controllo in difesa è determinato questo errore. 8-6, vediamo. Sì, ha dovuto fare anche
peccato. Se ci vediamo, Cassano denota al centro le problematiche di base e dando la seconda fase al contropiede avversario che hanno molto problemi di gioco per il prossimo questo è sempre questo punto di è tutto facile, quindi vediamo se non c'è ancora cambio di direzione, adesso ritorno la squadra titolare, esatto, la rete centrale, adesso dovremo avere un po' più di pericolosità in attacco, la ci tengo fuori dal molto corrente. Ho celebrato la rete, ala, libera, benissimo, mano sul collo. Sempre la possibilità di fare il tesoretto e non è una risposta di loro. Adesso che si può fare la risposta di loro, che si è liberato, è stato il fallo. Vediamo doppio pivot, Laura che è dentro, praticamente si incontra alla destra. Cambio bellissimo! Ancora bravissima, sta in rigore! Ci manca ancora il gioco per arrivare.
questi 10 minuti io proprio riesco a mettere a posto questo particolare, vediamo cosa si farà. Quindi secondo me se si giocheranno un po' di più uno contro uno, riusciranno a svolta e sempre in seconda fase con il piede toglierà tante problematiche. 11-8 primo tempo, 11 Cassano, Casagrande 8, ci vediamo secondo tempo. L'importante, non so se lei aveva la Iepa, diceva Iepa. Secondo tempo. Dovreste dire Iepa quando partite. Prova a sentire col play come si sente l'audio. Lei qua? Fai play. Ma dopo ritornare. Sì, sì, tranquillo, fai play. Vedo se vedo un enter ma non vedo un play. Enter? Sì, quello lì. Ascolta nella cassa lì. Si sente bene? Usiamo lo speedometro. Vediamo come si sente la Lola. Sì, si sente quello che dicevo. Si sente bene, vuol dire che il microfono l'hai messo bene. Sì, sì. Sennò devi tenere più vicino. Anche la presentazione. Abbiamo usato loro come presentazione. E se vado così nessuno cosa fa? È rimasto questo punto qua. Io adesso vado play o zerato. Quando parti fai rec. Ma così. Non è nato del primo. Ah no, non è. Ok. Porca è quel caso. Non lo so, questo cos'è un MP3. Basta fare il rec allora. Recchizzo. Dov'è arrivo più? Non gira niente qua. Oh Mario, spegni il riscaldamento! Smozza il riscaldamento che fa caldo poi! Pensiamo al comfort dei giocatori. A te fai un tocco unico?
fatto Shishi su Supermercato. Che cazzo fai qua? La vedo, c'è tanta da vedere. Tu dove vai? Allora, stanno male. Stanno male. Vediamo un lago più avanti. Grande, che ha fatto il break
Molto, 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 molto
Thank you.
calcio che si butta a sinistra non è veramente facile da prendere, bisogna prendere sul doppio corpo. Bellissimo, ancora, eccola, eccola, ecco tutto.
molto da fuori. Thank you.
sicuramente sono contro di solito, anche perché Gio sta molto attento ai pali. Vediamo di fare la subito, non te lo fischia posteriore, ferma il gioco, non a giocare il partito, non è andato. Inferiorità numerica ancora il Cassano, 1-58, 21-13, la musica hanno avuto qualche problema in più, per il pallone del bacino, ma ecco, chi ci passa il pallone, vanno in tre, poi quanti passi? Devo dire che la giocatrice è avversaria a terra, ha fatto un po' di livello, quindi di passare il pallone. Quando ho sentito in certi modi è molto più facile che sia nello spazio, davanti, e quindi è tutto molto più semplice. Entra Giulia numero 9, che fino a questo momento siamo per 4 ore, che sono il suo punto. Ho avuto delle buone che ci fanno una sezione. Vediamo se è molto. Praticamente. Thank you.
braccio e abbiamo adesso il medico. Questo forse è la più presto in questo caso del tribunale, ha sempre cercato di guadagnarsi con il mestiere, forse per stato ha cercato un po' troppo bene per fare contatto e l'arbitro. Adesso vediamo
come al solito esclusi dal gioco. La ripresa assolutamente, non l'ha aiutato,
poi il pivot ha risolto tantissime situazioni grazie ai giocatori che avevano le condizioni di fare. Raggiungerà il 30 e tenerà l'avversario più sorprendente.